Castel Sant'Angelo sul Nera, incontriamo Mauro Camilloni, ma tu ci sei spesso qua, perché? Ma io qui abito, cioè io qui prima abitavo, adesso ci vengo perché faccio servizio con la Protezione Civile, seguo sempre i miei compaesani e amo questi posti. Di cosa ha bisogno ora Castel Sant'Angelo sul Nera? Prima di non essere dimenticato, che è la cosa più importante. Secondo, di ripartire. Terzo, che tornino gli abitanti di Castel Sant'Angelo nei loro luoghi, nelle loro case e speriamo che si sbrighino. Cosa ti manca di più della vita che facevi prima del terremoto? L'aria, gli odori, i sapori di questa terra. Secondo te adesso le persone che sono fuori di qua, che sensazioni hanno nel ritornare a vedere magari le loro case in queste condizioni? Ma le sensazioni sono quelle di sentirsi defraudati forse da qualcosa che purtroppo non possiamo farci nulla. Ci ha portato via non soltanto un tetto, ci ha portato via, penso, proprio le nostre anime, il nostro modo di essere, il nostro modo di vivere una vita dignitosa. Di cosa ti occupavi prima del terremoto? Allora, io mi occupo per quanto riguarda gli impianti di sci, lavoravo a Frontignano di Ussita o a Castel Sant'Angelo qui a Monte Prada. Poi il mio lavoro principale d'estate sono un giardiniere e mi occupo di giardini. È cambiato con il terremoto il tuo rapporto con la natura? No, con la natura no. È cambiato il mio rapporto con quello che pensavo che fosse qualcosa di inesistente, invece poi esiste, lo abbiamo provato tutti sulla nostra Il pelle. terremoto c'era stato anche nel 97. Ma qui diciamo che è una zona un po' sismica, cioè i Sibillini, meno male, qualche piccola scossa, qualche piccola avvisaglia della da sempre, ma mai così. Il 30 eri qua. Il 30 ero qua il 26, ero qui il 24, è stata una cosa irripetibile. Questo terremoto ha messo in luce però una grande umanità tra le persone. No, guarda, noi siamo stati accolti in una maniera eccezionale, anche perché io sto a Civitanova adesso, sono alloggiato in un hotel che si chiama il Verus e non è per pubblicità, ma abbiamo trovato veramente una grossa solidarietà, anche perché parecchie persone, sia del Maceratese che dell'Anconetano, anche del Pesarese venivano qui, conoscevano questi posti, li amavano. E ci venivano anche a sciare, anche l'inverno, incontro tante persone che mi riconoscono ed è una cosa molto 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 Insomma, bella. questa vicinanza la senti? Bene. Sì, moltissimo. Cosa ti auguri per questo futuro di Castello? Mi auguro, beh, augurarsi forse no, però vorrei che tornasse tutto come prima, forse è impossibile. Però riacquistare quel senso, quell'appartenenza che non guasta, perché ci deve portare a tornare in queste cioè in questi posti, in questi luoghi, in queste montagne che sono bellissime. E io invito veramente tutti a venirci a trovare, perché sono posti stupendi. Grazie. Prego, grazie a voi. Non dimenticateci.